è stato uno dei pionieri della TV locale, un innovatore coraggioso in tanti campi del mondo imprenditoriale, nonché presidente di quel Carpi che dalla Serie D portò immediatamente in Serie C. Nella splendida cornice del San Valentino Golf Club, di fronte agli amici giornalisti Ercole Spallanzani e Mike Scallin, Romano Giannini, toscano puro sangue, una figura di spicco nella storia degli ultimi 50 anni della nostra città, con l'arguzia e la piacevole ironia che lo hanno sempre contraddistinto, ha presentato il suo secondo libro dopo la pubblicazione di un primo volume nel 2010. È la vita bellezza. E questo è il titolo della nuova iniziativa editoriale, un volume nel quale Romano Giannini ha ricordato, con aneddoti raccontati a braccio, senza un preciso filo conduttore, gli amici, le sfide, ma anche quelle impossibili che spesso ha vinto, i salotti, le feste, le zingarate, il poker e molto altro ancora, in quasi 400 pagine che scorrono senza nessun problema sotto gli occhi dei lettori, nelle quali ritroviamo tantissimi personaggi reggiani degli ultimi 50 anni della nostra città. Edito da Gianni Rigacci, delle edizioni Bertani, il libro lo si può trovare in tutte le edicole di Reggio e Provincia. Sentiamo ora, dalle parole dello stesso autore, i motivi che hanno spinto Romano Giannini a lanciarsi in questa sua nuova esperienza editoriale. Parla del mio vissuto dal 65 ad oggi. In chiave ovviamente ironica, sbeffeggia un pochino tutti quelli che sono passati davanti a me. Mi sono divertito un pozzo. Basta, un tiricolato, poi leggetelo. E... Dove si trova questo libro? Nella locandina c'è scritto che è una pillola antidepressiva di 385 pagine, farà bene anche al cuore. Quindi parla di tanti personaggi reggiani, però sempre in modo scanzonatorio. Beh certo, perché gli amici, le persone alle quali si vuole bene, si trattano anche male apposta. È l'amore che parla. Gianni Rigacci delle edizioni Bertani è l'editore di questo libro. Perché Romano Giannini e perché questo libro? Perché Romano Giannini è un fenomeno, una persona piena di idee fatte e ancora da fare, e poi perché è Romano Giannini.